Rimorchiatore partito ieri da Piombino e che simula la rotta del relitto dal Giglio fino a Genova. L'iniziativa del PD della Val di Cornia per mettere in guardia sui rischi ambientali del tragitto è documentata con un diario di bordo sui social network. Sentiamo Maria Adele De Francisci. È una simulazione, ma i rischi sono reali. 5 ore di navigazione tra mare agitato e onde di 1,5 metri. La prima tappa fino al Giglio, faccia a faccia con il relitto più pericoloso del Mediterraneo, è stata archiviata non senza difficoltà per il rimorchiatore del PD di Piombino, che sta percorrendo l'ultima contestatissima rotta tra i tesori dell'arcipelago toscano che la Costa ha proposto per la Concordia direzione Genova-Voltri. La simulazione, che vuole dimostrare i rischi ambientali del tragitto, viene documentata passo passo con un diario di bordo aggiornato sui social network. Si vedono le panche del rimorchiatore trasformate in letti, la prima notte passata fra Corsica e isole toscane in balia dello Scirocco. Onde altissime, scrive il segretario del PD Val di Cornia, Valerio Fabiani, su Twitter, con l'hashtag Test Concordia, che obbligherebbero, se a rimorchio ci fosse la Concordia, a cercare riparo nel cuore del santuario dei cetacei. Prima di dirigere il rimorchiatore in direzione Capraia, l'isola della Foca Monaca, il diario di bordo registra un cambio di rotta forzato per la prima defezione. L'operaio della Lucchini, Carmelo Galimi, è infatti sbarcato a Marciana Marina, approbato dalla burrascosa navigazione. L'arrivo del rimorchiatore a Genova è previsto per la giornata di mercoledì, con gli occhi sempre puntati sul bollettino meteo. Spacciavano anche 1.000 dosi di droga al giorno, arrivando a guadagnare fino a 30.000 euro. I carabinieri di Pisa